Presidente, grazie e grazie a tutti i consiglieri rimasti presenti in aula per affrontare in chiusura questo tema molto importante che riguarda la mobilità per le persone con disabilità. Noi abbiamo messo in atto un nuovo regolamento che ha consentito l'apertura a molti altri utenti rispetto a quello che accadeva in passato. Tuttavia, nella fase di passaggio da un modello precedente a quello attuale si sono creati dei disagi pesanti in termini di mobilità. C'è stato già un confronto con le persone, un confronto che continua e continuerà ancora nell'arco della settimana per cercare di minimizzare e di mandare a regime il nuovo servizio. Tuttavia è urgente porre l'indirizzo politico su alcune questioni chiave. Innanzitutto prevedere la possibilità di ristoro per tutti coloro che sono risultati in graduatoria, nella graduatoria finale che ricordiamo sono circa 1030 persone, la possibilità di ristoro delle spese che gli stessi stanno sostenendo o sosterranno fino a che il servizio non va a regime, ci auguriamo al più presto, però fin tanto che questo servizio non va a regime è assolutamente importante che queste persone fragili non abbiano la necessità di accollare sulle proprie spalle, sulle spalle del proprio nucleo familiare, delle spese abbastanza gravose. Quindi richiediamo di prevedere un ristoro di queste spese, possibilmente anche in via anticipata, come dicevo prima, proprio per non causare ulteriore disagio a questi nuclei familiari. In secondo luogo, richiediamo, proprio con lo spirito di migliorare e ampliare l'offerta dei servizi, la necessità di aggiornare in via anticipata l'albo al quale i soggetti erogatori del servizio di mobilità possono iscriversi. Nell'avviso di bando pubblico già concluso era prevista la possibilità di aggiornare lo stesso albo nei mesi di dicembre e giugno. Noi chiediamo, vista la necessità, di anticipare questo aggiornamento che è assolutamente importante per poter assicurare un servizio idoneo agli utenti. Terzo punto dell'atto di indirizzo riguarda invece quanto già previsto nel regolamento, ovvero l'apertura di una nuova graduatoria integrativa rispetto alla precedente, dalla quale in caso di disponibilità finanziaria, come immaginiamo ci sarà, è possibile attingere nuovi utenti per ampliare sempre di più l'offerta di servizi che Roma Capitale destina a queste persone con un'esigenza di mobilità diversa e che comunque richiede il massimo dell'attenzione. Auspichiamo che questo indirizzo possa essere messo in atto nel più breve tempo possibile. Grazie, Presidente. Grazie.